Come riparare una valvola saffa? Uso questo schiaccia capicorda. Spine. Se questo passa, passa anche questo. Più largo è, meglio è. È uscito. Eccolo qua. Questa è la nostra O-ring che perde. Togliamo abbondantemente, che è dura come non so che cosa. Ok, se non ricordo male, ho usato questo tipo di guarnizione. Sì, può andare bene. Abbastanza bene. A questo punto mettiamo questo, mettiamo la molla e mettiamo questo qui. Giusto questo sì, penso di sì. Controllo, sì, questo è il buco, questo è l'O-ring. Sì, tutto giusto. Facciamo un altro modo. Si dovrebbe fare con la morsa. Troppo stretto. Vabbè. Facciamo con la morsa.
bisogna frizionarla proprio. Non so se vedete. Bisogna frizionarla proprio. Ecco, è passato. Che è passata, ma è quasi chiusa. Ok. Cerchiamo di spingere, ecco, vedete? Dobbiamo spingere. Io spingo la molla, allo stesso tempo ci faccio la battuta. Posso fare così come posso fare la saldatura, attenzione, ma così va bene lo stesso. L'importante è che fate la ribalta. Così la piegate in dentro. Senza usare il saldatore. Controllo che funziona. Adesso è perfetta. Vediamo se la guarnizione di lato tiene. Che prende bene il filetto. Perde di lato, attenzione, perde di lato. Bisogna cambiare l'O-ring di lato. Non perde da centro, ma perde di lato. Sì, è dura. Durissima. Perfetto. Ora perde da qua, ma è un altro discorso.